Carissimi tutti, bentornati sul mio canale ancora una volta per una nuova lezione di pianoforte. Per chi ancora non lo sapesse, lo ripeto sempre, questo è un corso online gratuito che si basa sul metodo Beira, opera 101, la scuola preparatoria allo studio del pianoforte. Faccio questa introduzione brevissima e volante semplicemente per dirvi che l'esercizio che abbiamo in esame oggi, precisamente il numero 80, è molto più complicato rispetto agli esercizi che avete svolto finora perché vengono introdotte delle novità, che potrebbero in qualche modo mettervi in difficoltà. Come al solito, raccomando di non demoralizzarsi nel caso in cui queste difficoltà dovessero appunto presentarsi. Perché, come al solito, sarà sempre una questione di calma, di pazienza e di metodologia corretta per riuscire ad affrontarle e poi chiaramente eseguire l'esercizio al meglio. Quindi i suggerimenti che vi darò più tardi, non perdeteli, state a guardare con attenzione i miei consigli che arriveranno tra poco perché saranno fondamentali per riuscire a superare queste novità. Quali sono? Ve le elenco brevemente. Prima di tutto la presenza delle acciaccature, cioè degli abbellimenti, delle piccole note che andranno eseguite molto velocemente. La seconda novità sono le modulazioni. Questo è un esercizio che non verrà suonato tutto nella stessa tonalità. Partiamo in re maggiore con due diesis in chiave, poi ci sarà una seconda parte con un solo diesis in chiave, quindi ci sarà una modulazione in sol maggiore e poi un ritorno nella terza parte dell'esercizio, la terza riga, di nuovo a re maggiore. La terza novità è una novità tecnica, cioè l'incrocio delle mani. A un certo punto la mano destra nella sezione B dovrà scavalcare letteralmente la mano sinistra incrociando le braccia per andare a completare la linea melodica che si svolgerà per ben due volte in chiave di basso. Quindi questo gesto verrà appunto fatto per due volte per riuscire a completare la frase, la linea melodica che suona la mano destra. Queste sono le tre grosse novità, ma chiaramente poi non bisogna dimenticare tutto il resto, quindi una metodologia corretta che vi permetterà di studiare bene lentamente a mani separate e poi unire le mani aumentando progressivamente la velocità, oppure anche l'attenzione che solitamente metto anche con questi video, ma soprattutto con le lezioni dal vivo, alla dinamica e al fraseggio. Dunque, non perdiamo altro tempo, seguite questo video fino alla fine, vi lascio subito all'analisi dello spartito e poi ci rivediamo pianoforte per gli esempi pratici. Sono diverse le novità presenti in questo esercizio numero 80. Inizio col dirvi che è diviso in tre parti ben distinte tra di loro. La prima è in re maggiore, in corrispondenza dell'intera prima riga. Sono quindi presenti due diesis in armatura di chiave, il fa e il do. Attenzione però, nella linea melodica troverete anche altre alterazioni di passaggio, come ad esempio il sol diesis, il mi diesis e il re diesis. Di passaggio significa che queste alterazioni saranno valide soltanto nella battuta in cui le trovate scritte. La seconda parte, in corrispondenza della seconda riga, è in sol maggiore e quindi presente una modulazione. A ricordarcelo durante la lettura è questo b-quadro posto sul do che va a cancellare uno dei due diesis facendo rimanere soltanto il fa diesis. Questo ci porta, come detto, nella tonalità di sol maggiore.
Anche nella seconda sezione sono molte le alterazioni di passaggio. Inoltre, grazie al ritornello, questa difficile frase dovrà essere ripetuta per due volte. Con la terza parte andremo a ripetere interamente la prima, riportando il brano in re maggiore con due diesis in chiave. La forma dell'intero esercizio quindi si può riassumere in un semplice A, B, A. Tra le novità troviamo anche l'acciaccatura. L'acciaccatura in musica è un abbellimento che consiste in una nota molto breve da eseguirsi prima della nota reale. Viene rappresentata da una croma con un taglio trasversale di dimensioni ridotte rispetto alla scrittura consueta. L'effetto darà l'impressione di sentire due note quasi contemporaneamente, così come udite in questo piccolissimo esempio. Sempre nella sezione B, oltre alle acciaccature, dovrete affrontare l'incrocio delle due mani. Questa è una tecnica pianistica che permette ad una delle due mani di invadere temporaneamente, per qualche battuta, il territorio dell'altra. Come osservate, alla seconda e quarta misura, la destra passa la chiave di basso, con relativo spostamento sopra la sinistra, che è necessario per raggiungere le note giuste. Fate quindi molta attenzione a questo spostamento, poi vedremo negli esempi pratici al pianoforte come eseguirli al meglio. Oltre alle novità, raccomando sempre molta attenzione alle dinamiche e ai fraseggi, che come vedete sono ben presenti e distribuiti durante tutto l'arco del pezzo. Il tempo in tre quarti, quindi ritmo dispari, attenzione a non aggiungere pause che fanno sicuramente comodo, ma darebbero al brano una identità sbagliata. Velocità allegretto, consiglio comunque di partire da una velocità molto lenta per studiare, di 60 al quarto, velocità da raggiungere come obiettivo 112, massimo 116, sempre al quarto. Mi fermo un attimo prima di andare avanti con gli esercizi pratici al pianoforte per invitarvi ad iscrivervi al mio canale, lasciate un like, commentate e soprattutto condividete. So che lo sapete, YouTube è una piattaforma Google che premia moltissimo quelli che sono i canali e i video con un numero elevatissimo di interazioni. So che per voi magari potrebbe essere un gesto scontato, ripetitivo, irrisorio, banale, ma fidatevi, per noi non lo è affatto, anzi in questo caso per me è fondamentale, di vitale importanza, perché sono la vera benzina che lasciano in moto la macchina che va a produrre questi contenuti culturali gratuiti. Potete anche sostenere il canale facendo qualcosa di più, economicamente parlando, attraverso gli abbonamenti che sono attivi da pochissimo. Ci sono tre fasce, di cui la prima veramente costa una sciocchezza, e potete donare attraverso il super grazie o attraverso un semplice link che mi richiedete via mail con PayPal. Ma adesso vi ringrazio in anticipo, andiamo avanti con la lezione. Iniziamo quindi a studiare questo esercizio numero 80 partendo dalla lettura della mano destra, che sicuramente tra le due è quella più impegnata. Come punto di riferimento da questa inquadratura si capisce questo è il Do centrale, questo è il La dell'ottava centrale, la nostra prima nota della melodia sarà il La un'ottava ancora sopra. Purtroppo devo dirvi che non c'è una posizione fissa, quindi andremo a spostare la mano più volte durante la linea melodica della mano destra, quindi non potete prendere a riferimento una posizione o una scala in particolare, ci saranno appunto diversi spostamenti. Altro consiglio che vi do è quello di con la mano sinistra avvicinarla, io adesso mi metto in questa posizione per farvi vedere, avvicinarla alla mano destra e dargli l'input della croma di pausa, quindi la croma di pausa verrà segnalata, diciamo, da un battito dell'altra mano, voi potete usare la gamba, solo che in questa inquadratura si vede poco, quindi io mi metto così. Date l'input della pausa in battere con l'altra mano sinistra e sollevare
entrate con la mano destra. Questo vi servirà a non mangiare la pausa. Ricordatevi che siete in tre quarti e questa pausa diventerà preziosissima tutte le volte che dovrete spostarvi. Quindi ottimo esercizio di coordinazione. Con la mano sinistra battete la pausa, mentre con la mano destra vi andate a posizionare sulla nota successiva. In questo modo non si creeranno dei vuoti per spostare appunto la mano da una parte all'altra. Iniziamo con la lettura della prima battuta, quindi un di pausa in levare il la. Subito dopo il sol diesis, che è appunto un'alterazione di passaggio, chiude la battuta il la, il si e il la. Lentamente diventa 1, 2, e, 3, e. A questo punto la mano si sposterà col terzo dito sul fa diesis, come segnalato, attenzione alla diteggiatura, e troverete di nuovo imbattere la pausa, poi fa diesis, mi diesis, fa diesis, sol e fa diesis. Quindi tolgo la mano per farvi vedere che questa linea melodica si sviluppa praticamente con una mini scala cromatica, no? Mi diesis, fa diesis, sol, sono tutti qui appiccicati. Non cambiate la diteggiatura, vi raccomando. Quindi seconda battuta si legge in questo modo: U, no, du, e, tre, e. Andiamo avanti, terza battuta, sempre in battere troviamo una pausa, sul levare ci sarà il mi, re diesis come alterazione di passaggio, mi, si con il pollice che a questo punto se partite col quarto dito dovreste trovare già appunto pronto sotto il primo dito, do diesis che è in chiave, poi l'altra battuta ci dice appunto di fare una scala di re, quindi pollice sul re. Mi, fa diesis, sol e la. Quindi terza e quarta misura si eseguono in questo modo. U, no, du, e, tre, e, giro il pollice sul re. U, no, du, e, tre, e. Vi faccio riascoltare queste prime quattro misure consecutivamente battendo la pausa con la mano sinistra. Quindi U, no, due, tre, e, u, no, due, tre, e, u, no, due, tre, e, u, no, due, tre, e. Nella seconda parte di questa prima frase, di questa sezione A, chiamiamola così, come ho detto nella analisi dello spartito, ritroviamo praticamente la ripetizione di quello che abbiamo già suonato, solo che anziché fare la scala per tenere aperta la frase, andremo a chiudere con un semplice re. Quindi ripeto senza interruzioni. U, no, du, e, tre, e, u, no, du, e, tre, e, u, no, du, e, tre, e, u, no, du, e, tre, e. Dopodiché, notate doppia barra, andiamo a cancellare il do diesis con un be quadro, rimane il fa diesis e dalla riga dopo, sezione B, siamo in sol maggiore. Acciaccature. Allora, come facevo vedere prima nell'esempio, anche qui con pazienza non dovrete pretendere di avere subito un'articolazione brillante. Potrete le prime volte semplificare il tutto suonando l'acciaccatura e la nota reale insieme. È un po' dissonante, ma l'obiettivo è proprio quello di familiarizzare con questo tipo di abbellimento. Quindi, in primo luogo, si potrebbe eseguire così l'acciaccatura. Uno, due. A questo punto trovate una pausa, vi consiglio di posizionare la mano sinistra anche se non dovrete suonarla le prime volte. Questo vi servirà come riferimento da scavalcare, una specie di muretto, no? Da scavalcare per andare a posizionare la destra nella chiave di basso, che in questo caso suonerà il si col quarto dito e il sol. Quindi tenete conto che questo esercizio ha un'estensione che ormai occupa quasi tutta la tastiera del pianoforte, insomma di questo
dovete essere felici perché finalmente avete un'estensione degna di nota e con la possibilità appunto di suonare gran parte appunto della tastiera con tutti i benefici melodici e musicali che questo appunto comporta. Ritornando a noi, dicevo, acciaccatura che semplificata può essere suonata le prime volte con le due note insieme e poi punto di riferimento della sinistra che andrà scavalcato per suonare appunto con le braccia incrociate. Suonate il Si sol in chiave di basso con accento e molto staccato, come indicato. A questo punto approfittate della pausa per ritornare in chiave di violino. E poi andrete a suonare le altre due acciaccature con le note reali, Re diesis Mi, Sol diesis La, sempre insieme, ritorniamo in chiave di basso, Mi e Do, sempre con accento e nota triangolino dello staccatissimo. Ritorniamo ancora una volta in chiave di violino, quindi c'è questa continua danza, no, della vostra mano destra. Ritorniamo ancora una volta in chiave di violino, la mano sinistra a questo punto la possiamo accantonare un attimo ed eseguiamo questa scala cromatica, sempre con la sinistra che batte la pausa. 1, no, 2 e 3 e 1, no, 2 e 3 e 1, 2 e 3 e sol alto molto staccato, sol dell'ottava centrale molto staccato. Rifaccio questa mano destra intera senza interruzioni, così potrete notare a tempo come funzionano questi movimenti. 1, 2 e 3 e 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 1, 2 e 3 e. A questo punto dovrete eseguire il ritornello, cosa che io non faccio, e poi si ritorna di nuovo alla posizione iniziale per suonare di nuovo la sezione A, che come dicevo prima è identica alla prima riga, quindi non ci sarà adesso bisogno di ripeterlo ancora tutto da capo. Per la mano sinistra tutto si semplifica, dovrete semplicemente tenere in considerazione quelle che sono le due posizioni delle tonalità principali in questo brano, cioè quella di Re maggiore e quella di Sol maggiore. L'unica difficoltà, per così dire, sarà quella di spostarsi appunto da un accordo ad un altro. Per quanto riguarda le due sezioni A, prima e terza riga, l'accordo di riferimento è quello di Re maggiore, Re fa diesis La, che viene utilizzato per tutta la riga, tranne che per due battute, la terza e la penultima, dove l'accordo viene leggermente spostato in Re Sol La, quindi dovrete semplicemente spostare dal Fa diesis, il terzo dito, al Sol con il secondo dito, e questo solo per due battute. Nella seconda riga, invece, l'accordo di riferimento sarà quello di Sol maggiore come punto di partenza, però attenzione che le armonizzazioni sono tre: troverete Sol Si Re, Sol Do Mi, cioè l'accordo sul quarto grado, e Sol Do Re, che è una specie di accordo di dominante, solo che non sposta il mignolo sul Fa diesis, quindi funziona bene anche così come abbiamo visto in altre volte. In altri accompagnamenti, dove appunto al posto del Fa diesis rimane il basso sul Sol. Questo è molto comodo e anche molto intelligente. Dunque, tre accordi per la sinistra nella seconda riga, nella sezione B: Sol Si Re, Sol Do Mi, Sol Do Re. Terza riga si ritorna in Re maggiore, quindi esattamente come avete fatto con la prima riga, gli accordi di riferimento saranno Re Fa La e Re Sol La. Tutti
tutti gli accordi di questa mano sinistra sono contrassegnati da puntino dello staccato, quindi non vanno assolutamente tenuti, sono tutti staccati e soprattutto leggeri. Vi faccio ascoltare la sinistra una volta senza ritornelli, giusto per farvi un'idea, e poi procediamo con un esempio a mani unite. Velocità molto lenta per capire anche se la sinistra è semplice. Si cambia accordo, spostamento rapido in sol, accordo sul quarto grado, sol do re, sol si re, attenzione a questi cambiamenti repentini, sol do re, sol si re. Subito spostamento in re senza pause. Questa è la terza riga, di nuovo re sol la. Sempre staccato, senza correre, fate un bel gesto, c'è tempo per fare uno staccato con tutto il braccio. Finale re fa, pausa. Questo è tutto per la sinistra. Una volta studiato perfettamente a mani separate anche delle velocità maggiori rispetto a quelle che appunto vi ho fatto sentire negli esempi precedenti, vi ricordo sempre il discorso legato alle progressioni di metronomo che per questioni di tempo e di lunghezza esagerata dei video non faccio più, lo facevo nelle primissime lezioni con gli esercizi più facili e più corti. Adesso credo che non ci sia bisogno di ribadire il concetto, quindi voi lo fate, studiato benissimo a mani separate, una volta che riuscite ad aumentare la velocità e arrivare alla vostra velocità massima, si rallenta di nuovo tutto, si studia a mani unite. E quindi eccoci qua, lentamente a mani unite. Se necessario, anche una battuta per volta, non abbiate vergogna, non abbiate fretta nel suonare una battuta per volta e dedicare tutta l'attenzione necessaria. Dicevo prima, la mano sinistra che batte, no, sul coperchio del pianoforte per segnalare la pausa alla mano destra, anziché battere sul coperchio del pianoforte, adesso dovrà suonare il re con le stesse modalità, quindi non ci sarà soltanto la presenza ritmica, ma anche quella sonora della mano sinistra. Sul levare del primo tempo andremo a suonare il la da solo, quindi questo, e poi sul secondo e sul terzo tempo le due mani suoneranno contemporaneamente. L'insieme della prima battuta, quindi sarà questo. Attenzione, avete notato che ho mantenuto lo staccato della sinistra pur continuando a legare con la mano destra. Questo è un elemento che dovete tenere in considerazione. Soltanto l'ultima nota della mano destra per ogni battuta, se notate bene, andate a vedere bene sul vostro spartito, ha un puntino dello staccato, quindi non dovrete tenerla lunga questa nota, ma dovrà essere staccata proprio per darvi la possibilità di spostarvi più velocemente possibile sulla nota che inizia nella battuta successiva. Quindi ecco il movimento completo, prima e seconda battuta. Pausa, mi sposto. Questo è molto importante, non so se avete notato, ma io anticipo sempre il movimento, non aspetto mai l'ultimo millesimo di secondo per spostarmi e andare a tuffarmi sulla nota, rischiando appunto di sbagliare. Approfitto sempre delle pause anticipando il movimento della destra, in modo che quando è arrivato il momento di suonare io ho già il dito e la nota pronta. Questo è indispensabile per poi poter aumentare la velocità. Andiamo avanti, leggiamo insieme a mani unite la seconda sezione, la sezione B, dove sono presenti le acciaccature.
Allora, vi faccio presente che le acciaccature, dopo averle studiate un po' con le note insieme, dovranno prima o poi essere separate queste due note. Quindi l'esercizio successivo alla presenza delle acciaccature con le due note che si suonano contemporaneamente sarà quello di provare ad articolare, dapprima lentamente, facendo un'acciaccatura quasi come se fosse appunto una croma. Quindi questo tipo di acciaccatura molto lenta, molto fiacca, che poi pian pianino dovrà diventare con un'acciaccatura. Potete anche studiare su un tavolo o una qualsiasi superficie dura, perché se le dita si comportano bene, adesso non so se si sente dal microfono, si capisce che l'acciaccatura è pronta. Quando arriva a questa velocità, allora potete procedere allo studio a mani unite. L'acciaccatura deve essere suonata in battere, quindi non è prima la nota della destra in acciaccatura e poi la nota del basso, è perfettamente insieme. Quindi anche se è distonante, è molto veloce, non dà fastidio, anzi è appunto un abbellimento e serve a smuovere, dare più importanza alla nota reale. Pensate un po' che prima le acciaccature sui vecchi clavicembali, che non hanno una dinamica come quella del pianoforte, era uno dei pochissimi modi per sottolineare, per dare un accento ad una determinata nota. Non c'era altro modo perché, non so se lo sapete, ma il clavicembalo non ha la possibilità di suonare forte o di suonare piano. Quindi, come tutti gli abbellimenti, anche l'acciaccatura ha delle origini antiche, barocche. Detto questo, l'idea è proprio quella di suonare questa acciaccatura insieme, contemporaneamente alla nota dell'accompagnamento. Vi faccio sentire il passaggio, compreso l'incrocio. Per quanto riguarda l'incrocio, anche qui l'unico suggerimento che posso darvi è quello di approfittare della pausa. Non state qui a dormire sul sol una volta che l'avete suonato e poi tuffarvi cercando di beccare al volo la nota lontanissima al basso. Questa pausa dovrà essere sfruttata per muovere il braccio destro fino al raggiungimento della nota che vi serve senza scatti. Deve essere tutto molto lineare il movimento e ben calcolato, altrimenti l'esercizio non verrà mai. Quindi lentamente 1 2 3 1 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 e poi mi ritrovo di nuovo nella posizione di partenza. Superato questo, rimane la difficoltà della scala cromatica, la mano destra, che deve essere eseguita con la diteggiatura segnata corretta. Quindi in battere ci sarà sempre il Sol 1 e sullevare del primo tempo il Re. Poi due re diesis, mi 1, mi diesis 2, fa diesis 3. Questo. Quindi in battere la sinistra, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, salto. E anche in questo caso siamo riusciti a leggere la mano a mani unite la sezione B. Dopodiché, ripeto, la sezione A non ve la faccio riascoltare, che va a chiudere l'esercizio perché è praticamente uguale a quello che ho già suonato poco fa. Anche la lezione di oggi è terminata, spero di esservi stato utile e di aver sciolto quelli che sono i vostri dubbi. Noi ci vediamo alla prossima lezione con l'esercizio numero 81. Attivate la campanellina, questo non l'ho detto prima, e ci vediamo alla prossima lezione. Ciao a tutti e buon studio, buona musica.